Niente è più bello che esprimersi attraverso l'arte, solo così puoi farti davvero ispirare dal mondo. Anche con le emoji. Allora mettiamo insieme diverse emoji e creiamone una tutta nostra. Cominciamo dal contorno. Adesso completiamo il cerchio, poi aggiungiamo del colore. Il giallo è perfetto. Cuoricini adesso! Nessuno vuole un cuore spezzato, ovvio che l'emoji pianga, giusto? No, oh, povera emoji. Coloriamo tutte le lacrime adesso. Sto per commuovermi. Per gli occhi e la bocca possiamo usare il nero. Ora aggiungiamo i piccoli dettagli. Questa penna bianca ci aiuterà con i giochi di luce. Niente male, direi. E vissero per sempre felici e contenti. Ma che fai? Sto cercando di fare attenzione. Che secchione che sei. Luna, smetti di dar fastidio al nerd che la sfida cominci. È per me. E il mio dov'è? Wow, tutto l'occorrente per un artista. Mi prendete in giro? Che meraviglia! Ti dispiace? Vi serve un modello. Questo micio farà il caso vostro. È perfetto! Oh, com'è carino! Scateno la mia creatività. Che pennello ci vorrà? Mi serve qualcosa per disegnare. Questi pastelli andranno bene. No, non se ne parla, mettili via! Questo sarà un problema. Forse posso usare queste penne. Ci sono così tante scelte. Non mi piace così. Aspetta, ho un'idea. Devo solo agire furtivamente. Solo un pochino ancora. Fa finta di nulla. È il momento. Ce l'ho fatta. Te li ho presi da sotto il muso. Ora con questi che ci faccio? Almeno ho una penna. Meglio darsi da fare. Comincio da una linea dritta, poi disegno un grosso numero 3. Così. Poi disegno le orecchie del micio e i baffi. Poi una bella coda. Aggiungo un po' di colore. Sta venendo bene. Adesso metto gli occhi e il naso e il mio gattino sarà attigrato. Le striature le farò più scure. Gli faccio anche le guanciotte rosa. Carino, vero? È stato facile. Ehi, io ho finito, ci hai fatto caso? Oh no, non lavoro bene, sotto pressione. Devo fare in fretta. Ta-da! La vittoria non è in discussione. Sono io il giudice e ha vinto Luna! Sì, lo sapevo! Yuhuu! Ehi, che cosa ho vinto? Aspetta, qualcosa è cambiato. Wow, guarda! Giù le mani dalla mia coda! Gattina cattiva! Ecco perché preferisco i cani. Voglio aprirlo. Ma dai, non ci credo, guarda! Cosa? Io non vedo nulla. Ah, ci hai creduto! Un trucco più vecchio di così non esiste. Oh? Ma dov'è? Ride bene chi ride ultimo. Colori. Ora ci divertiamo. No, dai! Sono scomparsi, davvero molto strano. Chris, mi hai rubato i colori! Certo che sì! Ora sei nei guai! Smettetela! L'unicorno è nervosetto. Ecco la prossima sfida! Oh, come pesa! Disegnate il cocomero! Questi mi servono a poco. Dai qui i colori! Non hai detto la parolina magica, per favore! Devo creare il mio capolavoro! Stai usando un dito! L'arte viene dall'anima, non dal pennello. Ok, come non detto. Non ho una bella sensazione stavolta. Chissà come sta avvenendo il dipinto di Chris. Ah? Ma che fa? Forse non andrà così male. Non far caso a me. Come osi, ehi! Rilassati, è giusto un po' di colore. Muovo il pennello sopra i puntini, creando così un semicerchio. I due colori sembrano una fetta di cocomero. E adesso sotto col resto. Mi sta venendo fame. Finito. Shh, mi stai distraendo. Ehi, il tempo è scaduto. Che te ne pare? Ma è una barca? Luna ha vinto anche questa! Due di fila! Oh, che bel premio! Sembra ottimo. Ne vuoi un po'? Sì, magari. Niente di meglio. Ah? Tutto qui! Lo terrò caro, allora.
Siamo come Romeo e Giulietta del mondo dell'arte, solo che io sono Giulietta e tu sei Romeo. Ti ho già detto di non fissarmi. Ricordati com'è finita l'ultima volta. Ah, non far caso a me. Apri su. No, dopo di te. Va bene. Prendo le penne. Tu puoi avere i colori. Mi hai fatto un regalo. Cosa? Ecco la prossima sfida. Niente più romantico delle rose. Wow, è un segno. Ecco, sono per te, tesoro. Oh, le mie preferite. La vita ci sorride. Voglio restare sempre accanto a te. Saremo io e te per sempre. Oh? Che è successo? Che c'è adesso? Sei strano. Oh, sta flirtando con me, come? Acciù! Sei straordinaria. Oh, mi sa che ho la febbre. Wow! Uno starnuto da record. Chissà che uscirà stavolta, eh? Sto bene, sto bene. Puoi avvertirmi la prossima volta? Il foglio! Guarda che hai fatto! Aspetta, forse ho un'idea. Anzi, una grandiosa idea! Muovo il pennello sopra il foglio in tutte le direzioni. Come fossero petali di un fiore. Carinissimo! Ne metto ancora un po'. Un lavoretto rilassante, devo dire. Ok, ora dipingiamo i gambi. Questa parte è facile. Basta fare una linea sottile, una veloce pennellata ed ecco le foglie. Niente male! Ora faccio la base del fiore. Aggiungo i tocchi finali ed ecco fatto! Che ne pensi? Ho avuto qualche problema. Non il mio capolavoro. Ma il minimalismo va di moda, vero? Sono stupende, non è vero? E il vincitore è Chris! Sì, lo sapevo! Ok, è il mio momento, posso farcela? Luna? Acciù! Oh, cielo! Beh, un'altra volta, mi sa. Oh, penso che sia allergia. Molla! Devi fare di meglio. Wow, sei forte! Ti alleni in palestra? Qualcosa non va? No! Ehi! Così non vale! Stacci! Guardiamo! Oh, ma pensa! Sono miei! E io sono due gessetti! Molto deludente! Prendo anche quelli! Tutta colpa tua! Guarda il mio gesso! La prossima sfida è disegnare dell'uva! Dovrebbe essere facile, forza! Posso farlo ad occhi chiusi. Ah, forse ho un problema. Così non ci siamo proprio. Smettila di lamentarti. Adoro l'uva, così succosa. Potrei mangiarne a non finire. Così buona, non pensi anche tu? Ah, sarebbe fantastico. Che bontà! Devo inventarmi qualcosa. Forse ho un'idea. Uso questa lama per sbriciolare il gesso. Faccio cadere le briciole sul foglio tipo in un triangolo. Poi col dito le spalmo tutte sul foglio, in questo modo, fino a creare una forma ovale. Poi continuo fin su, ancora più ovali. Sembrano proprio chicchi d'uva, vero? Una volta fatto questo soffio via la polvere e adesso disegno il contorno degli acini a penna. Così le forme saranno precise. Devo fare attenzione a non rovinare il disegno. Sarebbe il colmo adesso. Continuo così fino a giù. Gli acini così risaltano davvero. Non ho ancora finito. Uso una penna bianca per dare un po' di luce. Il disegno così sarà più professionale. E adesso il gambo. Uso una penna marrone, così. Wow, è venuto proprio bene! Ehi, Luna! Riveliamo i disegni tra uno, due, tre... Com'è? Wow, il disegno di Chris è fantastico! Wow, ottimo lavoro, ma vince Chris! Ah, è fantastico! Ho vinto davvero! Vorrei ringraziare mia mamma! Oh, wow, guarda quell'uva! Questa me la voglio godere! Guarda qui, Luna! Beato te, che invidia! Oh, adesso mi dispiace! C'è un solo rimedio, Luna! Tieni, tutta tua! Scherzi, vero?
L'amore alla fine ha trionfato, beh, almeno nella testa di Chris. Ma speriamo di averti fatto venire voglia di disegnare. Anche tu hai consigli artistici per noi? Fatti sentire nei commenti. Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per altri video divertenti come questo qui.